Per la prima volta in Italia le tre maggiori sigle sindacali CGIL, CISL e UIL hanno firmato un accordo con uno dei comitati territoriali arcigay, assumendo reciprocamente l'impegno ad azioni concrete di formazione, informazione e costruzione di progetti e servizi per il contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nei contesti di lavoro. La sigla questa mattina a Palazzo di Città a Salerno, contestualmente alla presentazione dell'iniziativa 25 Mai Pride. Diritti e lavoro, ripartiamo dal sud, evento in programma a Salerno il prossimo 4 settembre. Nella sala giunta del Comune di Salerno, Arturo Sessa della CGIL, Gerardo Cellers della CISL, Gerardo Pirone della UIL, Francesco Napoli, arcigay Salerno, Titti Santulli dell'AMPI, Antonio Giordano del Comitato verso il 1 maggio Salerno. A fare gli onori di casa, Maria Rita Giordano, assessore alle politiche giovanili e all'innovazione. Una rete importante che si crea oggi, anche se la collaborazione era già pregressa, perché quando si parla di diritti, di lavoro, di formazione, non si può prescindere dai sindacati, non si può prescindere dal mondo dei diritti e anche dal mondo dell'ARCI e delle figure un po' più fragili, come possono essere anche i migranti. In questo momento storico ribadire con forza che siamo, diciamo, uniti contro chi specula sulle fragilità delle persone è importante. L'amministrazione comunale di Salerno sarà sempre presente e sempre vicina ad eventi di questo tipo. Un atto politico concreto e senza precedenti, ha commentato Francesco Napoli, presidente dell'arcigay di Salerno, che ci porta all'avanguardia nella lotta alle discriminazioni nei contesti di lavoro e che segue la recente approvazione della legge regionale di contrasto all'omofobia. Che la ragione per la quale nasce oggi questo accordo tra arcigay Salerno e le sigle unitarie, quindi CGIL e CISL e UIL, probabilmente l'unico in Italia di questa natura, cioè che vede coinvolte tutte e tre le maggiori sigle sindacali, sul terreno appunto del contrasto alle discriminazioni nei contesti di lavoro, non solo nei contesti di lavoro in realtà, ma nei contesti di vita più in generale, penso agli anziani, ai pensionati, penso alle persone con disabilità LGBT, penso alle ragazze e ai ragazzi, gli studenti universitari per esempio, dove pure le sigle sindacali come noi arcigay sono presenti da sempre, un protocollo che serve a costruire pratiche di informazione, di sensibilità a rispondere a quelle che sono le istanze delle persone LGBT che sempre più si rivolgono a noi e che hanno bisogno spesso di un accompagnamento in situazioni appunto solitamente drammatiche, critiche, di mobbing, di stalking o semplicemente di offese reiterate, di isolamento nel contesto di lavoro, ma che ripeto riguarda un po' la vita di tutte e tutte, soprattutto in quelle situazioni più fragili, più complicate, e anche per questo serve il 25 Mai Pride. Non è solo legato al protocollo in quanto tale, ma è un insieme di segnali che vogliamo lanciare attraverso la musica. Il protocollo è certamente il cuore pulsante di questa manifestazione. La sigla del protocollo con i sindacati, che tipo di tutela garantirà a queste persone? Di fatto un accompagnamento legale, psicologico, amministrativo o di altra natura, di altra esigenza ove necessario, laddove si verifichino situazioni di discriminazione. Ma questo, diciamo, è l'ultimo tassello. Noi dobbiamo prevenire, noi dobbiamo cambiare la cultura, noi dobbiamo formare, informare le persone. Noi dobbiamo mettere in condizione i contesti di lavoro di essere consapevoli che esistono condizioni altre, che esistono minoranze, che esistono persone che vanno in qualche maniera tutelate e trattate con la stessa dignità di tutte le altre lavoratrici e lavoratori. Questo viene prima innanzitutto.